Ci sono ben quattro linee di
line per le pelli normali a disidratate, profumo fresco al cetriolo, Cara Line per pelli da normali a sensibili al delizioso profumo di caramello e vaniglia, e Booster Line per tutti i tipi di pelle. Curano nello specifico le esigenze della tua pelle senza profumo. That's it. Allora, adesso, premettendo che mi vedete già struccata, perché sono ho già deterso la mia pelle, e appunto nella skincare coreana, ok, il primo passaggio dopo lo struccarsi, ok, è detersione. Detersione che io ho fatto usando questo questa cleaning foam. Ve la faccio vedere sperando che perché ecco, devo coprire un po' la luce perché essendo bianco è tutto, c'è tutto il riflesso. Spero che voi possiate vedere. Comunque magari vi metto una foto se non vi vede, non si vede. E questa cleaning foam che adesso vi faccio vedere sulla mano è uno spumone che veramente bastano solo due spruzzate. E ragazzi, penso che sia il prodotto che io adesso non riuscirei più a farne a meno, e penso di comprarlo anche per me. È una sorta appunto di spuma, di sapone che si passa sulla pelle bagnata, ha un sapore, un odore di cocco. E la cosa che mi è piaciuta più di tutte è che di solito quando detergevo il viso con altri prodotti mi rimaneva quella sensazione di secchezza, che non riesci nemmeno a muovere gli occhi, talmente la pelle secca. Invece questo è come se creasse uno strato, una barriera, un piccolo strato di, non lo so, di morbidezza, di è tipo un olio, sicuramente c'è dentro dell'olio, ed è assurdo perché ti lascia la pelle morbidissima e non sento quasi il bisogno di dover mettere una crema sopra. Cioè, è assurdo, non mi era mai capitato. Quindi, in definitiva, questo ad oggi è il prodotto che ho provato veramente che ne vale la pena. Cioè, è veramente, veramente, veramente buono. E non lo dico perché sto sponsorizzando questo brand, lo dico veramente perché finalmente ho trovato un detergente che mi mantiene la pelle morbida e non secca, super secca. E la cosa figa è che per ogni prodotto ci sono scritte tutte le direttive, come usarlo, come non usarlo, in tantissime linee, sì, linee, in tantissime lingue. Godi dalla freschezza e l'efficacia di questa morbida mousse detergente per un viso purificato mattina e sera, modo d'uso: massaggiare delicatamente con le dita sulla pelle umida e risciacquare abbondantemente con acqua. Ragazzi, vi giuro che ne vale la pena, ve lo giuro. Ok, quindi viso deterso, una bomba. Passiamo a il mio secondo step. Nel terzo passaggio della skincare coreana ci sarebbe lo scrub, che io evito perché ho una pelle molto delicata e quindi tendo a farlo proprio una volta al mese, e molto molto delicato perché proprio mi provoca rossori forti, e quindi salto questo step e proseguiamo con il quarto passaggio, ovvero il tonico. Il tonico che andremo a utilizzare è Coco Palm. Mannaggia, il packaging non aiuta. Coco Palm Shooting Face Toner. Questi prodotti non sono né testati sugli animali. Natural Safe Ingredient e
Riequilibra la pelle per un incarnato uniforme. Ok.
pensiero è stato messo. Il prossimo step sarebbe il contorno occhi che stasera non faccio, ma solitamente, diciamo, non lo faccio tutte le sere, perché appunto avendo una pelle molto delicata e sensibile spazio.
acido ialuronico, olio di nocciola.